con il professor Vincenzo Guli, storico ed economista, questa sera a Torraca nel convegno dibattito che rientra in questo evento intitolato Ferdinando II, la tradizione oltre il mondo liberale, quindi non soltanto il ricordo, una semplice commemorazione della venuta di Ferdinando II di Borbone qui a Torraca, ma anche un dibattito ampio a 360 gradi per stimolare le coscienze, ma anche per rivendicare anche quello che è stato il ruolo del Meridione in quel periodo storico e non solo, Meridione che è bistrattato per tantissimo tempo. In effetti noi siamo in una cittadina, in una zona che ha visto passare la storia, ma purtroppo da molti anni, da troppi anni, la si vede in una sola direzione questa storia, ripetendo le cose di 100 anni fa senza aggiornamenti e senza andare ad approfondire. E veramente sono onorato che stasera c'è un gruppo di studiosi che potrà dare qualcosa in più rispetto a quello che è stato dato fino a ieri sulla storia di Pisacane, di Ferdinando II e sulla zona di questo territorio. Questo proprio per amore delle ricerche di archivio che noi facciamo. Che non collimano. Ecco, ricordiamomi, scusi, ecco, proprio le ricerche, perché qui comunque c'è un lavoro, oserei dire certosino. Ecco, non c'è nessuna opinione diversa da portare, ma portare dei documenti che sono stati un po' trascurati fino ad oggi, o ignorati addirittura, per poter capire meglio appunto che cosa è successo qui. Già una cosa si può dire, che non era niente di strano che il re arrivasse qui, che i Borbone giravano in tutto il regno in modo diciamo ciclico, perché dovevano ascoltare quello che veramente succedeva tra il popolo e le istituzioni che loro avevano nominate. Quindi è un modo di fare molto importante, è un modo di vedere la democrazia di allora in un regno che veramente aveva, e dobbiamo sottolinearlo, troppe grandi prerogative, troppi primati. Infatti parlerò brevemente proprio di vari primati sotto Ferdinando II che fanno diventare il regno uno dei più evoluti del mondo, che questa è una cosa importante che a volte sia, diciamo così, non si ha il coraggio di ammettere. Invece era proprio così, e anche perché c'è una cosa che fa una prova di tutto quello che dico io: era l'unico regno d'Europa in cui la popolazione non emigrava. Sappiamo chi sono i meridionali oggi, e già questo dovrebbe far riflettere quelli che non hanno mai incrinato qualche cosa facendosi un danno a questa parte.